Primo weekend bollente in Toscana, l'arrivo dell'anticiclone africano farà schizzare la colonnina di Mercurio con la temperatura sopra la media stagionale. Inizieranno a salire da venerdì, raggiungendo a Firenze anche 36 gradi tra sabato e domenica, 35 gradi a Prato e Pistoia, 34 a Lucca, Grosseto e Siena. Per affrontare l'impennata delle temperature, Coldiretti Toscana ha elaborato un decalogo salva calura a base di frutta e verdura. Dopo un inizio anno che ha segnato una svolta in negativo per i consumi di frutta e verdura con un meno 9%, ai minimi storici da inizio secolo, dovuti principalmente al caro prezzi che ha portato a una contrazione degli acquisti, l'esplosione dell'estate e la diminuzione dell'inflazione accompagnerà i toscani a tornare ad acquistare pesca, albicocche, meloni e altri frutti di stagione, da consumare freschi o centrifugati, frullati o tra i gusti del gelato, sotto l'ombrellone, a casa o al bar, ma anche insalate, zucchine e pomodori. Nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l'apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all'azione dei radicali liberi prodotti nell'organismo dall'esposizione al sole. Se si acquistano scorte di frutta e verdura, bisogna mantenere separata quella che si intende consumare a breve da quella che si intende conservare più a lungo. La prima può essere messa in un portafrutta al buio, coperta eventualmente da un tovagliolo, e comunque lontano dai raggi del sole. La seconda va posta in frigorifero, ma lontano dalle pareti refrigeranti. Sul fronte alimentare è utile anche evitare di consumare cibi con sodio in eccesso. Niente curry, pepe, paprika e sale in abbondanza, ma anche salatini e piatti, dove è stato utilizzato dado da cucina che favorisce l'insonnia.